Buongiorno dalla Norvegia, abbiamo dormito qui, guardate che spettacolo! E siamo nel parco nazionale di Dovrefjell e volevo farvi vedere che cosa mangiamo in camper in una giornata tipo invernale, no, scherzo, è estate, ma fa veramente freddo. Ad esempio questa notte la temperatura è arrivata addirittura sotto lo zero e quindi è un freddo inaspettato. Adesso non abbiamo il camper strapieno di roba, però insomma voglio farvi vedere quale sarà la nostra giornata, quindi vi porterò con me. Non è prestissimo, però oggi ce la siamo presa un po' con calma, anche perché nelle prime ore della mattina era veramente freddissimo, quindi diciamo siamo proprio rimasti così nel camper a goderci il calduccio del piumone e della stufa. E invece adesso iniziamo la giornata e vado subito a preparare la colazione. Mi stavo dimenticando una cosa al volo, nel frattempo mi riscaldo un po'. Ancora per pochissimi giorni sono aperti Macchia Nera, quindi se vi va, se ne avete piacere, se avete 2 minuti da volerci dedicare, potete candidarci. Magari vi lascio il modulo sotto nella descrizione e niente, per noi sarebbe davvero bellissimo e sarebbe un onore. Come vi dicevo, fuori è freddissimo e il camper di notte diventa ancora più freddo, quindi colazione super riscaldante con il porridge. Questi fiocchi d'avena li compro all'Ocean, me li sono portati dietro perché sono i miei preferiti in assoluto, si cuociono in un secondo e diventano subito morbidi e sono ottimi anche da fare a freddo. Adesso da voi sarà caldissimo, quindi se li trovate all'Ocean comprateli, per i porridge freddi sono perfetti. Ne vado a mettere circa un bicchiere in una pentola e vado a mettere la quantità doppia di latte. Adesso non mi rimane che mettere tutto quanto sul fuoco e lasciar diventare il porridge cremoso. Non vado ad aggiungere in questo caso altre cose, però ci sta benissimo, ad esempio se volete un pochino di cannella. Nel frattempo vado a scaldare un pochino di acqua nella teiera per preparare il caffè. Sto utilizzando non l'acqua in bottiglia, anche perché questa sarebbe frizzante, ma l'acqua che mettiamo dalle bottiglie, prendiamo ad esempio alle fontane, dove è comunque possibile prenderla, perché l'acqua del rubinetto è un bene prezioso, soprattutto quando si è sempre liberi, quindi mai attaccati a campeggi e cose simili, e cerchiamo di risparmiarla il più possibile. Quindi acqua delle fontane norvegesi e prepariamo il caffè. Colazione pronta, il porridge è pronto, ci ho aggiunto un bel po' di mirtilli e un pochino di sciroppo d'acero, adesso vado ad aggiungere lo sciroppo anche nell'altro, anche il caffè è pronto e si mangia. Allora, per pranzo oggi andrò a fare una specie di minestra o zuppa. Avevo preso delle zuppe già pronte, non sono una solita consumatrice di questi prodotti, però devo dire che quando si è in viaggio fanno davvero molto molto comodo, anche perché sono velocissime da preparare e occupano pochissimo spazio. Quindi andrò a mettere un pochino di questa zuppa ai funghi, questa mi sembra che l'abbiamo presa in Germania. E poi andrò ad aggiungere dei funghi, un pochino di zucchina e queste due patate e andrò a mettere un po' di pastina.
Ho tagliato tutto a pezzettini piccoli, soprattutto le patate, e adesso non ci rimane quindi che cuocere bene a fuoco abbastanza dolce per permettere appunto alle verdure di ammorbidirsi bene. Di solito queste zuppe in polvere, diciamo semipronte, hanno una cottura velocissima, tipo 3-5 minuti, però dato che ho aggiunto le verdure e oggi abbiamo anche un po' di tempo, facciamo una cottura diversa, lasciando cuocere tutto quanto per più tempo appunto. Zuppetta pronta, guardate che bella che è venuta. In totale l'ho lasciata cuocere circa una ventina di minuti. Quando ho sentito le patate morbide ho aggiunto la pasta e da lì il tempo di cottura della pasta e il pranzo è pronto. Oggi è stata una giornata bella piena, quindi faccio una merenda bella sostanziosa, proprio gustosa e golosa come ci vuole in queste giornate fredde, e ho preparato dei pancake che andrò a farcire con dei mirtilli, gli ultimi ormai che ci rimangono, e questa crema di mele, in realtà è una composta che abbiamo preso in Olanda. Anche perché nel pancake non ho messo altri dolcificanti, non ho messo zucchero o altro, quindi la composta di mele, che è già abbastanza dolce, mi addolcirà appunto tutto quanto. Abbiamo avuto questa sera un piccolo problemino con il frigo, che abbiamo dovuto mettere a corrente anziché a gas, e purtroppo ci ha succhiato tutta quanta appunto la corrente, e questa sera siamo al buio, però abbiamo acceso le candeline, è stata anche una bella scusa per accenderle, e ci faremo una bellissima cena al lume di candela e qualche LED. In ogni caso sto scaldando qualche pezzetto di focaccia, questa è una focaccia che vendono sia in Norvegia che in altri paesi, l'ho vista ad esempio in Danimarca, diciamo nell'Europa del Nord, ed è leggermente dolciastra, molto buona e molto molto morbida. Dopo ci ho aggiunto qualche pezzetto di gorgonzola, qualche zucchina, e adesso andrò a mettere anche dei pomodorini. E voilà, cena pronta. Ovviamente non mangerò una fetta soltanto di focaccia, me ne mangerò di più, però in padella se ne riescono a scaldare soltanto due alla volta. Questa mattina cioccolata calda, che buona, con il caffè che andrò ad aggiungere all'interno. Siccome il caffè che trovo qui non è il caffè espresso, ho preso il caffè tipo americano, che io però vado a fare con la French press perché ovviamente non ho la macchinetta qui in camper, e aggiunto da solo al latte, sinceramente non mi piace molto perché è molto acquoso. Invece aggiunto alla cioccolata calda è veramente fantastico, viene una bevanda buonissima, riscaldante, e insomma è tutta un'altra cosa. E ci vado ad accompagnare qualche girella. Quanto sono buoni i cinnamon roll! Questi si trovano praticamente ovunque, soprattutto in forni, pasticcerie, ma anche nei supermercati si trovano molto facilmente. Le vado a scaldare pochissimi minuti su entrambi i lati in una padella calda. Perché calde sono tutta un'altra cosa. Ed ecco la colazione pronta, girelle caldissime e morbidissime e cioccolata calda al caffè. Per pranzo sto facendo una specie di bruschetta con le verdure, queste sono le verdure che offre la Norvegia, no, in realtà si trova un po' di tutto, però hanno dei prezzi veramente esagerati.
e quindi ho deciso di prendere dei broccoli e dei funghi. I broccoli costavano solo 1 euro e li sto saltando in padella con un goccino di acqua e un filo di olio, veramente pochissimo. Le verdure sono cotte, nel frattempo ho messo a tostare qualche fetta di pane, poi ne metterò ancora. E appena sarà ben tostato su tutti e due i lati, posso formare le mie bruschette. Ecco qui le bruschette calde, guardate quanto sono venute belle! E ci ho messo quindi i broccoli, i funghi, un pochino di uovo strapazzato, un pochino di barbabietola che ho comprato già tagliata nei supermercati, lo so, non è il massimo, però questo è quello che si trova e poi fa anche un po' di colore e basta, questo è il pranzo super veloce, però anche super gustoso. Merenda semplice semplice, però molto appagante, molto riscaldante con questo freddo, con dei biscottini ai cereali e una tazza di tè caldo. Abbiamo trovato in Norvegia questo tè, che probabilmente si trova anche in Italia perché è della Lipton, e ha queste combinazioni di frutti che sono davvero buonissime. Il mio preferito è il Forest Fruit, ma anche gli altri sono squisiti. Questa sera cena semplicissima con un brodo vegetale, l'ho realizzato varando, fra virgolette, perché ho utilizzato il dado vegetale, quello biologico, il solito. E qui intanto ho tagliato dei pezzetti di pane con i quali farò dei crostini al formaggio fuso. Nel brodo andrò a cuocere i grattini, non so da voi come si chiamano, qui ad esempio la De Cecco li ha chiamati grattata. Comunque è uno dei formati di pasta che mi piace di più in assoluto, è il mio preferito. E anche se in teoria andrebbe prima lessata la pasta e poi aggiunta al brodo, noi mettiamo tutto quanto insieme. Minestrina pronta, crostini pronti, ma li ho messi nel piatto solo per farveli vedere. Adesso li rimetterò in padella così si mantengono caldi e finalmente si mangia. Buon appetito! Spero tanto che questo cosa mangi in un giorno un po' diverso dal solito e in 2 giorni vi sia piaciuto. Se è così e se vi va, ovviamente mettete un bel mi piace e noi ci vediamo con i prossimi video che arriveranno prestissimo e saranno bellissimi. Abbiamo tantissime nuove idee per quest'anno che verrà e non vedo l'ora, insomma, di farvi vedere tutto quanto. Ciao!